accident, because years later my dad said he was actually part of the cover-up because he went along with the weather balloon story. Marcel disse al figlio che gli avevano ordinato di posare con i resti del pallone aerostatico e di non dire più una sola parola su quello che aveva visto veramente Roswell. My dad explained to my mother that this was a non-event. Don't even discuss it with your friends. He didn't want me to talk about it, so we did not talk about it. Jesse Marcel non raccontò mai pubblicamente quello che aveva visto. Prima di morire, però, rilasciò questa intervista. There were just fragments strewn all over the area, an area about three quarters of a mile long and several hundred feet wide. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. It was something else of which we didn't know what it was. Nonostante la smentita ufficiale, l'agente di Roswell era ormai convinta che si fosse trattato di un disco volante. I giornalisti del posto ricevevano richieste di chiarimenti da ogni parte del mondo e ripetevano tutti che l'oggetto caduto non era di origine terrestre. There was a tremendous amount of excitement because I here I am a little country editor in a small city in New Mexico talking to Paris and Rome and London and Tokyo and I can't remember all of them. A quel punto si abbatté su Roswell una vera e propria ondata di minacce da parte delle autorità militari che raggiunsero tutti coloro che in qualche misura erano venuti a conoscenza del ritrovamento. Frank Joyce era stato uno dei primi a dare la notizia del disco volante alla radio. There was a young lady on the line saying, Colonel so-and-so, this is the Pentagon calling. And the voice on the line says, did you put that story on the air about the flying saucers? And I mean, his voice was, you know, the type that really conveys menace and power. And I said, yes, I did. And he says, you're going to get in a lot of trouble for this, or made some threatening comment. And I said, look, I'm a civilian. You can't tell me what to do in stories I put on the air. And he says, I'll show you what I can do. And bang, hung up the phone. Dopo pochi minuti, il proprietario della radio per cui lavorava Joyce ricevette una chiamata da Washington. I got a call from Washington saying, look, if you put out any stories on this thing, you're going to lose your license. And it's not going to be over a period of time. It's going to be the same day that we tell you that you're off the air. Anche la famiglia di Frankie Rowe ricevette una visita poco piacevole da parte di un militare che non disse il proprio nome. He had this club or stick or whatever it was and he was beating it on his hand. And he would hit it. Every time he would say something, he'd hit his hand. And he said, I want you to know you were never there. And I didn't understand what he meant. Because I said, yes, I was. And he said, no, you weren't. I said, yes, I was. And he said, can't you get this through your head? You never saw anything. You were not there. You don't know anything. And he said, you know, this is a big desert out here. We can just take you out in the middle of this desert and no one will ever find your bodies. He said, you'll be nothing but bones and nobody will ever know what happened to you. Nonostante il tentativo di mettere tutto a tacere, le voci del disco volante continuavano a circolare un po' dovunque. Le autorità militari cambiarono allora per la seconda volta la versione ufficiale e dissero che si era trattato di un'arma segreta composta da un pallone aerostatico e da un velivolo a forma di disco volante. Ma ormai era tardi e la febbre dei dischi volanti si stava impadronendo di tutta l'America. Centinaia di avvistamenti venivano registrati un po' ovunque, le pubblicazioni di settore inondavano il mercato e nascevano veri e propri club di appassionati che sostenevano di aver visto di persona i dischi volanti e pensavano che presto il governo americano avrebbe annunciato ufficialmente l'esistenza di visitatori da altri pianeti. We're going to see more and more of these visitors from space and that before too long the evidence will be incontrovertibile that the ships are here and that they are real. Invece, accadde l'esatto contrario. Per fronteggiare la spinta popolare, il governo mise in piedi il cosiddetto progetto Sign, o segnale, che aveva ufficialmente il compito di spiegare le centinaia di avvistamenti che si andavano registrando un po' ovunque in America. Ma quando fu presentato il rapporto,
vi fu un momento di notevole imbarazzo, poiché gli stessi militari riconobbero di non saper spiegare buona parte dei casi analizzati. We have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports. There have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. I responsabili furono subito sostituiti e il progetto fu ribattezzato Grudge, che significa letteralmente risentimento o malumore. I nuovi membri del gruppo di ricerca furono chiaramente avvisati di non parlare mai più in pubblico dell'argomento UFO. Guidato dal maggiore Quintanilla, Grudge interveniva dopo ogni avvistamento e forniva subito una spiegazione di natura terrestre per ciascuno di loro. Quando tre professori dell'Ohio fotografarono questa formazione di globi luminosi nel cielo, Grudge spiegò che si trattava di uno stormo di uccelli che rifletteva la luce della città sottostante. Quando vi fu un avvistamento multiplo, nel quale testimoniarono anche i poliziotti della città, Grudge spiegò che si era trattato di vapori di gas provenienti da una vicina laguna. Man mano che aumentavano le spiegazioni poco credibili, aumentavano anche i sospetti che i militari nascondessero la verità alla popolazione, ma loro hanno sempre continuato a sostenere che non ci fosse nulla da nascondere. L'Air Force has been accused from time to time of hiding information about UFO. What do you have to say to that, Colonel Hattie? Well, these charges are absolutely untrue, and we've always honored accredited media when they wanted to investigate a given specific sighting. There's nothing to hide. There's nothing to hide at all. Nel 1969 il progetto Grudge veniva terminato e pubblicato con il nome più attraente di Project Blue Book. Vi erano elencati oltre 12.000 casi di avvistamento, divisi per anno, dei quali la grande maggioranza veniva spiegata da fenomeni naturali, casi di allucinazione, oppure da velivoli o strumenti volanti di origine terrestre. Restavano però circa 700 casi che nemmeno i militari erano riusciti a spiegare. Nonostante questo, i responsabili del progetto Blue Book dichiararono enfaticamente che non ci sono prove che gli avvistamenti di tipo non identificato rappresentino tecnologie o principi che siano al di fuori della nostra conoscenza scientifica e che non vi sono prove che gli avvistamenti di tipo non identificato siano veicoli di origine extraterrestre. Con questa sentenza i militari americani chiudevano per sempre le loro ricerche ufficiali sui cosiddetti UFO, dichiarando che per loro il problema non esisteva. Ma alcuni documenti interni degli stessi militari, desecretati di recente, raccontano una storia molto diversa. Il fenomeno riportato è reale, diceva uno di essi, e non è frutto di allucinazioni, e nemmeno inventato. In un memo interno dell'FBI leggiamo: è stato stabilito che questi dischi volanti non sono il risultato di esperimenti dell'esercito o dell'aviazione. In un altro documento del Pentagono si legge: i dischi volanti esistono. La questione è coperta dal massimo livello di sicurezza negli Stati Uniti, superiore perfino a quello della bomba atomica. Nel frattempo gli avvistamenti continuavano ad aumentare e il compito dei militari fu rilevato da un'associazione privata di ricercatori e scienziati, il Mutual UFO Network, o MUFON. The Mutual UFO Network is a non-profit organization dedicated to the scientific study of the UFO phenomenon. Liberi dalle pastoie governative, gli esperti di MUFON si dedicavano semplicemente a raccogliere e catalogare tutti gli avvistamenti segnalati, senza tentarne alcuna interpretazione né in un senso né nell'altro. Da allora MUFON è cresciuta enormemente ed oggi è una vera e propria organizzazione internazionale con uffici in tutte le località del mondo. Soltanto in America, MUFON dispone di oltre 1.000 investigatori privati che vengono mandati sul campo solo dopo aver superato un esame specifico che li prepari ad affrontare le interviste in maniera completa e uniforme. The job of the investigator is not to express an opinion, not to influence witnesses, but basically to keep his mouth shut, listen to what they have to tell him, and put that together in some kind of meaningful form. And you have to have some training to be able to approach the subject in the right way. A quel punto gli investigatori vengono dotati di registratore, macchina fotografica, rilevatori geosatellitari e di tutto quanto serve per completare le interviste ai testimoni degli avvistamenti.
I dati raccolti vengono mandati alla centrale, dove operatori specializzati analizzano con criteri scientifici i diversi casi riportati e scartano tutti quelli che appaiono palesemente falsi o sospetti, come quelli che sono spiegabili con fenomeni naturali o comunque di natura terrestre. Il resto viene accuratamente catalogato e archiviato. A differenza dei militari, MUFON mette i propri archivi a disposizione di chiunque voglia consultarli tramite internet. Abbiamo così una lista con migliaia di avvistamenti ritenuti legittimi che parte dal 1878 ed arriva fino ad oggi. Una forte percentuale